essere una valutazione che dovrà fare chi di competenza, ovvero il segretario generale, per spiegare i motivi per i quali è stato scritto questo. Ma non è stato scritto nei confronti di Alessandro Biamonte, ma nei confronti dell'ufficio di presidenza, che è un istituzionale che fa riferimento a delle normative e a delle leggi. Poi, signori, per me accogliervi in questo consiglio comunale è un grande piacere. Io, per la prima volta, questo ufficio di presidenza ho organizzato un consiglio comunale ogni due mesi, dando la possibilità a tutti i cittadini di parlare. E sono veramente dispiaciuto che non ho avuto mai la vostra presenza, perché sono sicuro che se foste venuti voi in quei consigli comunali avreste potuto dare un grande contributo al nostro territorio, avreste portato, come dire, anche un'idea diversa. E questo l'opposizione o il confrontarsi non è litigare a tutti i costi, è avere posizioni diverse ma poi riuscire a trovare la sintesi per il bene del cittadino e del territorio. Quindi io vi ringrazio per questa proposta e spero che ci possano essere altre proposte, però vi prego di fare una relazione in modo tale io da poter mettere a corrente almeno i capi gruppo, che poi ne parlano con il resto dei consiglieri comunali. Detto questo, do la parola al dottor Susini. Allora, io premetto che come segretario del Partito Democratico non è nel mio stile di fare politica, di venire in consiglio comunale o farmi ricevere dal sindaco o dall'assessore per confutare, tanto per fare opposizione. Vengo qui, siccome faccio parte dell'opposizione, intanto confutiamo tutto quello che dico. Poi se è nell'interesse dei cittadini o nell'interesse dei cittadini, l'importante è che io guadagni in visibilità e faccio vedere ai cittadini che mi sto interessando. Intanto confutiamo, attacchiamo, andiamo contro. Ma l'opposizione si fa facendo proposte e convincere l'amministrazione di quello che sto dicendo è giusto o sbagliato. Se è giusto lo dobbiamo portare avanti. Non nell'interesse della visibilità del segretario del Partito Democratico, ma nell'interesse del pubblico. Mi scusi, dottor Costuzzini, perché altrimenti chiedo al pubblico cortesemente di ascoltare i lavori del Consiglio Comunale. Alla ricerca di visibilità. Noi siamo qui alla ricerca dell'interesse del cittadino. Ecco quello che mi risulta l'istituto di partecipazione democratico dei cittadini. È alla base dei propositi del Partito Democratico. Come segretario di circolo del Partito Democratico ho preso degli appunti, perché ultimamente il mio stato di salute non mi consente di ricordare, quindi è la prima volta che leggo, di solito parlo a braccio, non leggo mai. Il Partito Democratico di primo grado non posso non apprezzare il lavoro svolto dal Presidente del Consiglio in passato. Proprio in materia di consiglio comunale informale, attenzione perché l'argomento è questo, consiglio comunale informale, e su questo apprezzo l'operato del Presidente del Consiglio e dell'amministrazione, che per la prima volta, a quando io mi ricordi, hanno istituito i consigli comunali informali cadenzati, cioè nel tempo, cadenzati nel tempo, quindi affinché qualunque portatore di interesse, associazione, partito o cittadino, gruppo cittadini che siano, affinché possano portare le loro istanze in consiglio comunale. È giusto, hanno fatto gli amici miei del Partito Democratico a fare questa richiesta per chiedere chiarimenti a chi, se non al Presidente del Consiglio, al sindaco e all'amministrazione, più di loro che possono dare i chiarimenti. Anche se in conferenza di servizio sono stato preso così, sono caduto dall'atto, mi hanno presentato questo problema dell'IAS. Ma io ho detto in sede di conferenza di capogruppo che io avrei aspettato, io ho qui la legge, l'ho letta, ce l'abbiamo tutti, l'abbiamo letta, non dice niente. Perché dobbiamo aspettare gli articolati di riferimento, gli attuativi che darà la Regione prima di poter parlare. Altrimenti raccontiamo palle ai cittadini senza essere consapevoli di quello che diciamo. Ecco perché il segretario del Partito Democratico è stato preso così, è stato invitato. Quindi
in conferenza dei capigruppo per parlare di un argomento, ma di cosa? Di cosa? Noi dobbiamo raccontare ai cittadini cose certe. Detto questo, ringrazio il Presidente del Consiglio e il Sindaco per avermi invitato alla conferenza dei capigruppo. L'OBG di questa sera è relativa alla vicenda dell'IAS. Il PD non verrà mai meno alle richieste di confronto nel rispetto dei ruoli che ricopriamo, perché tutti abbiamo diritto di parlare, però dobbiamo farlo innanzitutto per osservare le regole, nel rispetto dei ruoli possiamo dire tutto quello che vogliamo, perché siamo in un paese democratico e in democrazia possiamo dare tutto quello che vogliamo, ma nel rispetto dei ruoli. I ruoli si rispettano, che piacciono o non piacciono, duralex se delex. La legge si rispetta anche se non piace. Se il segretario non piace, ha un ruolo, è stato votato dai cittadini e quel ruolo si rispetta. Poi all'interno del partito si fanno tutte le i dibattiti che vogliamo. Sì, signor Costantino, questo ti fa. Signor Costantino, mi scusi signor Costantino, quando la scrivo per non può parlare, se vuole la scrivo, altrimenti non può parlare. Ok, prego. Per educazione cambia argomento. Comandante. Per educazione cambia argomento. Allora, andiamo all'argomento di competenza esclusiva di questo Consiglio Comunale. La Regione ha considerato che l'argomento di competenza esclusiva della Regione e che la normativa legge regionale 18.12 numero 33, questa di cui stiamo parlando, che modifica la legge regionale del 12.1.2012 numero 8, che istituiva la ISAP in luogo a posto delle ASI, delle aree ASI, quindi tutte le aree ASI li dava in gestione all'ISAP. Ma lo sappiamo benissimo quest'ISAP come funzionava. Infatti, quello che ho potuto percepire, quello che ho potuto capire, non sono entrato nel merito, non tanto nel voler, diciamo così, chiarire la problematica che riguarda l'assegnazione dei comuni che del territorio dove ricadono questi impianti, ma il perché è stata modificata questa legge? Perché è stata modificata? Questa legge è stata modificata perché l'ISAP, con questa modifica di questa legge, diventa una agenzia di sviluppo, un ente in house della regione. E questo è il tratto importante di questa legge, non andare a vedere come si gestisce oppure a chi tocca il depuratore, perché il comune di Melilli, io posso capirlo, perché il comune di Melilli si è visto defraudato, allora viene assegnato a Priolo e noi restiamo fuori, e capisco anche il loro dissenso, lo capisco. Quindi l'agenzia di sviluppo è un ente in house della regione, con la governance snella e flessibile. Perché dico snella e flessibile? Perché con questa legge viene abolita la cosiddetta consulta delle attività produttive all'interno del CDA dell'ISAP, che bloccava tutto, non si poteva fare niente. E siccome adesso ci sono le ZES, le zone economiche speciali, che è un'occasione di sviluppo che dobbiamo approfittare e prendere a volo, perché questo treno passerà una sola volta, perché è legato a PNRR specifico, PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono i 207 miliardi di euro che l'Europa ha assegnato allo Stato e che verranno divisi alle regioni. Quindi questa modifica è stata per consentire all'ISAP di attingere a questi finanziamenti, ma non solo attingere finanziamenti, e attrarre nuove imprese e impianti produttivi nelle nuove aree stesse che ha istituito la regione di presente. Quindi noi questo problema non lo dobbiamo vedere
limitatamente alla nostra vista, che è quella del comune di Priolo. No, io anni fa, proprio perché ho previsto queste zeffe, e il sindaco qui presente, il presidente del consiglio, me ne può dare atto, io ho fatto dei convegni a Priolo dove dicevo: le zone ASI, urbanizziamo le zone ASI, perché prima o poi arriveranno i finanziamenti che attrarranno le piccole e medie imprese e porteranno occupazione, e noi ci troveremo già pronti con le aree pronte. Se noi avessimo avuto già fatto l'urbanizzazione, come ho detto io anni fa, delle nostre aree ASI che sono passate nel piano regolatore di gestione del comune di Priolo Gargallo, l'avessimo urbanizzata anche uno, due, tre, con le risorse nel nostro bilancio. A quest'ora, caro sindaco, e tu lo sai benissimo perché il sindaco è competente in questa materia, a quest'ora già avremmo avuto, saremmo stati avvantaggiati, perché avremmo avuto le aree ZES pronte per attrarre i finanziamenti, urbanizzate e pronte rispetto alle altre, e avremmo potuto accedere ai finanziamenti per attrarre la piccola e media impresa. Quindi quando si fanno le leggi non si interpretano per andare a confutare, perché faccio parte dell'opposizione e quindi devo confutare su tutto, senza nemmeno ragionare e senza vedere se quella legge ha degli aspetti negativi o ha degli aspetti positivi. Non si fa così la politica. La politica non si fa così. Qua si viene esclusivamente negli interessi dei cittadini. E gli interessi dei cittadini sono quelli di ragionare, di leggere, come ho letto io in passato, come è stato, caro sindaco, e tu lo sai benissimo, con la scuola, come ho letto io, perché io le cose le leggo. Mi siedo e me li leggo. E la scuola, quella dove i bambini andavano a respirare le fibre di amianto, l'ho chiusa io, perché il comune non aveva nemmeno denunciato l'edificio nel registro dell'ASPE degli edifici che contengono amianto. Quando sono andato scusi presidente, non mi interrompa, quando sono andato all'ASPE, andare a controllare col presidente dell'ASPE, andare a vedere questa, mi hanno detto che non esisteva. Susini, la prego di tenersi all'ordine del giorno. Sì, scusate, allora, mi avvio verso la conclusione. Quindi, stavamo dicendo, e concludo, ancora aspettiamo i piani attuativi della regione, e poi è giusto, ed è giustificata la richiesta degli amici miei del Partito Democratico, è giusto. Poi daremo le risposte ai cittadini, ma con risposte certe. Grazie. Grazie. È pervenuta una nota da parte dell'onorevole Caifeo, che si scusa per non essere presente, e saluta a tutti i presenti in sala. Allo stesso modo ha scritto anche l'onorevole Ternullo. Signor Costantino, vuole parlare? Se prego, se vuole, è il benvenuto, può prendere parola se vuole. Come vuole lei, non c'è nessun tipo di problema. Siccome l'aveva chiesto prima. Si può, deve parlare al microfono perché deve essere registrato quello. Ok. Allora, la nostra richiesta è semplicissima. Noi abbiamo fatto una richiesta perché vogliamo capire cosa è successo con questa legge, che la regione siciliana attribuisce al territorio di Priolo la questione IAS. Ora noi, anche se c'è la legge, quello che ha fatto il comizio, il segretario di se stesso, niente a sapere. Ma va giù, sì, no, va giù, c'è un consiglio di cosa si vuole fare, quali sono la questione istituzionale, quali interessi ci sono istituzionali. Ha sbagliato. Io non l'ho fatta io la legge. Sì, allora, ma io non fa niente, sto un po' con una cosa. Io sto dicendo che lei deve dare risposta. Non fa niente, non fa la legge. Non fa niente. Deve dare risposta quali sono, che cosa vuole fare questo consiglio comunale e il sindaco. Voi siete quelle gestite e cosa volete dire? E il settore del problema, no, è solo una formalità, abbiamo visto che c'è questa cosa, vogliamo capire
forse la base è quello che è successo. Oh. Se c'è uno che ha votato, che non ha votato la legge, che è il deputato, e lui ci deve spiegare. Questo è il nostro interesse, di far sapere ai cittadini cosa si deve fare con questo, okay, con questa IES. Fare tutto un comizio che prima mi venga a incontrare con il presidente e con il sindaco e poi parlare, e poi ci non voglio fare altro. Va bene, grazie signor Costantino. Ha chiesto di intervenire il signor De Simone. La ringrazio signor Presidente del Consiglio Comunale, onorevole signor Sindaco. Intervengo in questa discussione perché mi preme sottolineare un punto all'ordine del giorno, è la gestione dell'IAS, perché da questo momento ho ascoltato diversi interventi ma nessuno ha posto il problema su quello che è la problematica importante, la gestione dell'IAS. Non voglio entrare nei meriti della legge regionale né nemmeno negli interventi che sono stati fatti fino ad ora. Al di là di quelle che sono state le polemiche di altri comuni, di quali interessi gravitano attorno alla questione Melilli, all'IAS e tutto. Oggi credo che il Consiglio Comunale di Priore è chiamato per rispondere ad una problematica, la gestione dell'IAS, con riconoscimento di quello che è la legge regionale che ha dato la gestione al Comune di Priolo per quanto riguarda la questione IAS. Al di là di quelle che sono le polemiche, noto con molto dispiacere che ci sono interessi da parte di alcuni gruppi o da alcuni consiglieri o da alcuni consigli che gravitano attorno a questa vicenda. Il Comune di Priolo è quello che subisce quello che è l'inquinamento da parte di IAS, della questione delle vasche, dello smaltimento di quelle che sono dei fanghi e tutto il resto. Io credo che un discorso da parte di tutti i presenti sia e deve essere concentrato per quello che riguarda la gestione. Il Comune di Priolo subisce sia a livello occupazionale, sia a livello di inquinamento, sia a quello di ricaduta, sia per quanto riguarda l'occupazione e per quanto riguarda tutto il resto. Le polemiche lasciano il posto alle polemiche. Qui oggi il Comune di Priolo è chiamato a dover decidere per quanto riguarda la gestione dell'IAS che è stato riconosciuto dalla Regione Siciliana, anche se in parte non è proprio così. Però aspettiamo quelli che sono gli eventi che determinano chi deve, in effetti deve gestire il depuratore di IAS. Io credo che al di là di tutto questo ci sia una polemica stegola in vista delle prossime scadenze elettorali di chi vuole primeggiare su quello che vuole fare demagogia sulla gestione dell'IAS. Il Comune di Priolo deve porre una condizione principale, la ricaduta occupazionale, la gestione e chi soprattutto deve smettere di inquinare su quanto riguarda il territorio. Tutto il resto sono un palcoscenico di chi vuole apparire per dimostrare per un tornaconto personale di tutta la vicenda. Ho ascoltato gli interventi del Comune di Priolo, disapprovo completamente anche gli attacchi sulla mia persona per quanto riguarda la difesa del territorio di Priolo. Priolo ha un obiettivo principale, la Regione li riconosce per una questione di legge la ricaduta sul territorio per la gestione. Priolo oggi deve concentrare attorno a sé tutte le forze politiche e occupazionali e industriali per decidere come e deve gestire il territorio e come deve gestire l'IAS per quanto riguarda tutto il resto. Perché non si può fare politica e demagogia sulla pelle dei priolesi che da anni subiscono odori, inquinamenti e tutto il resto. Grazie Presidente, volevo solo sottolineare questo e basta. Grazie, ha chiesto di intervenire il signor Scaringi. Posso parlare ad un altro microfono, Presidente? Non da questo, no. Grazie.
Buonasera a tutti, ai consiglieri, ai cittadini, al sindaco, agli onorevoli presenti e al presidente del Consiglio Comunale. Pensavo che ci fossero altri interventi in scaletta, ma non ho problemi ad affrontare l'argomento, anche perché la questione è di semplice esplicitazione, se così vogliamo dire. Al di là di una legge che è stata approvata e che prevede in una forma che non è ancora così chiara una ipotetica gestione dell'IAS a carico del comune di Priolo, la questione più importante riguarda tanti altri temi che sono legati al futuro dell'IAS, che sicuramente non può essere solo il preoccuparsi di chi lo dovrà gestire. Problematiche e tematiche che sono aperte sul campo e sul tavolo da svariati anni, problematiche che non hanno avuto mai risposta, anzi, devo dire che negli ultimi giorni, per chi segue le questioni e le vicende ambientali con passione come le seguo io, c'è stata un'accelerazione che mette in allarme ancora di più quella che è la gestione, diciamo così, illogica, un depuratore come quello dell'IAS da parte della regione siciliana. Nello specifico affronto alcuni temi, perché questa discussione è già stata affrontata, dico, per quello che mi riguarda, per fortuna, nel comune di Menilli, perché quantomeno almeno si è fatta una discussione e un confronto in un comune che tra l'altro non è neanche direttamente interessato da questa legge, se non nella parte che giustamente passa da socio nel consiglio di amministrazione a utente normale. Però lì devo dire che c'è stata una discussione che si è approfondita su alcuni dei temi che adesso esporrò e che purtroppo non ha avuto risposta, perché mancavano, come mancano stasera, i soggetti che devono dare le risposte, in particolare la regione siciliana e l'ASI, l'ISTAP, perché fino adesso, in questo momento, ancora l'ISTAP gestisce l'IAS e comunque la regione è di proprietà dell'impianto. La questione più importante è quella ambientale. Nella fattispecie la questione è autorizzativa. Qualche anno fa il sindaco di Priolo organizzò un convegno dove venne un esperto, se non mi ricordo male era olandese, e venne a illustrarci un progetto sulla copertura delle vasche. Io ero presente, un progetto importante, fattibile, chiaramente fattibile se a monte si fanno degli interventi, ma comunque fattibile. In quella riunione io ebbi a parlare e informai il sindaco, che a quanto pare non era a conoscenza del fatto che l'IAS è un depuratore che allo stato attuale, alla data odierna, non è autorizzato con un'AIA, e quindi incredibilmente in un sito industriale complesso come il nostro, in un'area industriale complessa come il nostro, come la nostra, tutti gli impianti che gravitano attorno a questo depuratore sono provvisti di AIA, che dico prevedono ormai prescrizioni che vanno oltre qualunque immaginazione. Il canale finale di scarico, il punto finale di scarico, dove tutti questi impianti che hanno le loro autorizzazioni, non ha un'autorizzazione adeguata. Esercita l'impianto la regione siciliana, ripeto, che è la stessa che in conferenza AIA invece propone, approva prescrizioni pazzesche, quindi la regione siciliana è lo stesso soggetto che invece è proprietario ed esercita un impianto di depurazione che non ha l'autorizzazione che lei stessa invece impone
alle aziende e impone anche ad altri depuratori, per fare un esempio, il depuratore di Siracusa, che è previsto di un'area, come è giusto che sia, perché supera il numero di 130.000 utenti equivalenti e quindi giustamente la legge dice che ha bisogno dell'AIA, come avrebbe bisogno dell'AIA quello di Priolo da 20 anni, ma questa autorizzazione non solo non si è mai data, ma la cosa più scandalosa e più vergognosa è che, infatti stasera se ci fosse stato l'assessore Turano gli avrei posto solo questa domanda, questa semplicissima domanda che comunque pongo come intermediario all'onorevole Pasqua e comunque pongo anche come intermediario al sindaco di Priolo, perché è molto amico personale dell'assessore Turano. E dell'assessore Turano, piuttosto che pensare a chi fare questo regalo di gestire l'IAS, dovrebbe darci una risposta semplice: perché non fa insediare la commissione istruttoria e quindi poi anche decisoria per il rilascio dell'AIA all'IAS? Per chi non lo sapesse, vi informo che negli anni si è tentato, su richiesta dei comuni di Priolo e di Melilli, alla regione siciliana, di far insediare questa commissione. La commissione si è insediata 3 volte negli anni che vanno dal 2010 al 2013, puntualmente si è tenuta la prima seduta, si è formato il gruppo istruttore che doveva poi esprimere il parere tecnico. Dopo la prima riunione non se ne è fatto più niente. Informo quindi il sindaco di Priolo e l'assessore, l'onorevole Pasqua, che qualche settimana fa l'assessore al territorio e ambiente ha fatto una nota all'assessore Turano con la quale gli ricorda e gli dice di predisporre la commissione AIA per il depuratore di AS. Vediamo se per l'ennesima volta o l'assessore Turano farà finta di non vedere questa nota o per l'ennesima volta si insederà una commissione che durerà una seduta e poi si perderanno le carte, non si potrà procedere, non si potrà andare avanti. Vedete, perché questo problema, che chiaramente è un problema che porta con sé tutti i problemi ambientali, dell'inquinamento ambientale che crea purtroppo l'IAS, perché ho sempre detto e ribadisco stasera che l'IAS, per quanto riguarda lo scarico a mare, è un depuratore come pochi. La qualità delle acque che scarica l'IAS a mare è eccellente. Il problema dell'IAS è un altro, sono le emissioni in atmosfera, che giustamente senza un'AIA non sono regolate. Perché l'IAS oggi come oggi esercita l'impianto con un regolamento di fognatura del 1978. Di questo stiamo parlando. Mentre invece le aziende esercitano gli impianti con le AIA del 2022. E quindi stavo dicendo prima che ci ritroviamo in una situazione in cui pochi giorni fa è stato rilasciato un riesame di AIA a ISAB Energy che nella fattispecie coinvolge l'IAS. Perché? Perché in questa prescrizione, in questa AIA sono state inserite delle prescrizioni secondo le quali ISAB Energy, ascoltatemi bene, entro la fine dell'anno dovrebbe essere nelle condizioni di conferire a IAS un reflo che ha le caratteristiche della tabella 3 della 152, che in parole povere significa acque che sono quelle che scarica l'IAS a mare, quindi l'ISAB Energy dovrebbe conferire a IAS delle acque con le qualità che ha l'acqua che l'IAS dopo che ha depurato butta a mare. Entro la fine di quest'anno, quindi entro la fine di quest'anno ISAB Energy o il gestore di ISAB Energy dovrebbe progettare l'impianto, farsi autorizzare, avere l'AIA e costruire l'impianto, tutto questo in 10 mesi. La regione siciliana invece viene il suo depuratore, visto che noi qui tutti diciamo che siamo per la legge,
La regione siciliana di contro invece esercita un suo impianto di proprietà con un regolamento di fognatura del 1978. Questo è il paradosso. E questo è il motivo, senza che ce lo nascondiamo e ci nascondiamo dietro un dito, per cui le esalazioni in atmosfera dell'IAS sono di cattiva qualità. Perché non avendo un'aria, giustamente non ha limiti di emissione in atmosfera e quindi non ha problemi. Ora, il futuro rispetto a questa legge qual è? Il futuro rispetto a questa legge è che la regione siciliana ha deciso insieme al Ministero e ai comuni che fanno parte dei gruppi istruttori e delle conferenze di servizio di gestione delle aree, che le aziende devono conferire i reflui in IAS, ribadisco, con le qualità della tabella 3 della 152. Quindi in pratica significa che ogni azienda privata dovrà farsi il proprio depuratore, cosa che già avevamo detto, anzi avevamo dato come sospetto nella riunione di Meridi, cosa che invece poi si è dimostrata vera con l'AIA che è stata data di Sub Energy, perché questo rappresenta, cioè la direzione è questa. Rispetto a questo cosa succederebbe? Che l'IAS diventerebbe un depuratore che tratta dei resi praticamente in parte puliti, che sono quelli che gli arriverebbero dalla zona industriale, e in parte sporchi, perché diventerebbero sporchi quelli civili dei comuni di Priolo e di Melilli, se domani Augusta si lega anche quelli di Augusta. E allora che cosa significa questo in soldoni, per affrontare un altro tema di questa vicenda? Le bollette dell'acqua, la depurazione dell'acqua, perché oggi, in virtù di quel regolamento di fognatura, l'IAS incassa dei soldi, perché giustamente l'IAS depura e incassa dei soldi. Come ho fatto a Melilli, faccio la stessa cosa qui stasera, vi faccio un esempio semplicissimo. Fatto 100 il totale fatturato dell'IAS, l'80% di questo fatturato deriva dalla zona industriale e il 20% deriva dai comuni. Questo perché? Perché nei patti parasociali IAS e nel regolamento di fognatura, il regolamento di fognatura non prevede dei limiti fissi delle tabelle di scarico, ma prevede delle tolleranze. Nell'ambito di queste tolleranze il costo della depurazione varia, quindi più carichi di inquinanti sono i reflui che dalle zone industriali arrivano all'IAS, più alta è la bolletta che quell'industria pagherà all'IAS. Ma c'è un problema, questo discorso vale fino ad oggi, domani, siccome giustamente il fatturato poi cosa deve andare a equivalere? Le spese e i costi dell'IAS, quindi il fatturato che sarà necessario per coprire i costi dell'IAS, ammesso e non concesso, cosa che io spero, che la regione faccia la legge per il personale e tutto il resto, quindi se le spese saranno uguali il fatturato dovrà essere uguale, ma se il fatturato dovrà essere uguale, la manna dal cielo dalla zona industriale è finita. E allora a quel punto, fatto 100 il totale dei reflui che arrivano alla zona, che arrivano all'IAS, se allo stato attuale, vi dico un'altra cosa, è vero come ho detto prima che l'80% dei soldi arriva dalla zona industriale, ma se facciamo invece le percentuali sulla quantità dei reflui, fatto 100 il totale del volume dell'acqua, circa 1800 metri cubi ora che lavora l'IAS, il 70% sono dei comuni, quindi significa che esattamente i costi saranno ribaltati totalmente, cioè da quel momento in poi il 70% dei costi li dovranno sopportare i cittadini che conferiscono, il 30% la zona industriale. Questo è il futuro. E se può dire, al di là delle polemiche politiche che onestamente ho trovato anche fuori luogo, che
Mi aspettavo, mi sarei aspettato, per io rispetto tutti voi, tutti i consiglieri, rispetto a quest'Aula, perché sono stato seduto qui moltissimi anni. Qui non è un discorso di opposizione o di maggioranza, qui è un discorso di Priolo, dei priolesi e dei nostri cittadini. Mi sarei aspettato dal sindaco di Priolo che piuttosto, e magari dal consiglio comunale, che piuttosto che avere come primo pensiero il fatto di poter gestire gli AS facendo una nuova società con la zona industriale come ha dichiarato, cosa che tra l'altro secondo me non ha senso, perché come ho detto la zona industriale ormai per legge, per decreti da parte del Ministero della Regione è ormai indirizzata senza possibilità di deviazioni verso la direzione che ogni azienda deve avere il suo depuratore, punto, chiuso. Quindi che interesse hanno a fare una società? Ma dico, più che avere questo pensiero, mi sarei aspettato che si fosse posto dei quesiti che sono almeno i due che mi sono posto io, cioè se la vogliamo fare qualcosa per l'ambiente, la facciamo, e se vogliamo fare qualcosa per l'ambiente, la prima cosa che dobbiamo fare è dobbiamo pretendere dalla regione siciliana e dall'assessore Durano che piuttosto che fare leggi per pensare a chi deve scaricare gli AS, perché diventerà, se non lo abbiamo capito, diventerà l'ennesima mostro, che ecomostro che ci ritroveremo, anziché scaricare gli AS a qualcuno come ha pensato di fare, ci deve fare invece un bel regalo, ci deve far vedere l'aria dell'impianto. Anche perché, vedete, se noi ottenessimo l'AIA, potremmo avere la risposta che aspettiamo da anni su altri, perché il sindaco di Priolo aspetta dal suo insediamento, perché il sindaco di Priolo, mi ricordo benissimo, che al suo insediamento ha fatto non pochi sopralluoghi presso l'impianto per le condizioni proprio dell'impianto strutturale. E sono emerse non poche carenze. E voglio ricordare a tutti noi, e anche a chi non c'è, che sugli AS ci sono delle problematiche di carattere giudiziario. Ci sono prescrizioni che ha previsto la Procura. E queste prescrizioni, nel momento in cui la Regione si sta scaricando la problematica dalle mani, chi le deve affrontare? Che deve risolvere. E se in questo frattempo l'impianto ha un problema, chi lo dovrà risolvere, chi lo dovrà affrontare? A meno che non abbiamo deciso che ci prendiamo gli AS a carico. Certo, io lo capisco il sindaco di Priolo, mi dispiace Susini, ma qui purtroppo non so, forse sicuramente non sono io quello che sta speculando politicamente su questa questione. Probabilmente le elezioni regionali c'entrano, perché sicuramente non è che la questione degli AS si risolve in un giorno, però da qui alle regionali sicuramente c'è esattamente quel tempo necessario per poter illudere e per poter fare 1500 ragionamenti di qualunque tipo che alla fine concretamente non vogliono dire niente. Il problema sarà dopo le regionali, il problema sarà dopo le amministrative anche di Priolo. Resterà il sindaco Gianni, quando resterà il sindaco Gianni, il problema non ce l'ha il sindaco Gianni, il problema ce l'hanno i cittadini di Priolo. O rimane il sindaco Gianni, o rimane un altro sindaco. Queste sono le questioni, alcune, pochissime, delle questioni che riguardano la problematica dell'IS. Non il fatto che c'è una legge che ancora deve vedere i propri decreti attuativi. Ci sono problemi che per gli AS ci sono ed esistono da 20 anni. Ora, oggi come oggi, stiamo scoprendo che non solo i problemi non si vogliono risolvere, ma stanno cercando a chi gli debbano lasciare il cerino nelle mani. E il problema è che questo cerino a qualcuno può fare comodo per le elezioni regionali, ma sicuramente quelli che si bruceranno con questo cerino siamo tutti cittadini di Priolo, a prescindere di chi vince le regionali e di chi vince le prossime amministrative. Grazie. Ha chiesto di parlare l'onorevole Sorbello.
Buonasera a tutti, grazie Presidente, grazie, saluto il signor Sindaco, saluto tutti i consiglieri di questo consesso civico. Sulla nota espressa da questo consesso civico e sulla convocazione del Presidente del Consiglio vorrei fare un piccolo excursus sulla vicenda dell'IAS, che è il polmone, come qualcuno nei mesi scorsi ha definito il polmone della nostra zona industriale. Vedete, le vicissitudini legate a questo impianto partono dal 2013, cioè dire da quando si mette in atto e c'era l'obiettivo di dividere la Sicilia con interessi non indifferenti, la Sicilia occidentale e la Sicilia orientale. Cioè dire il sistema montante in questa provincia e nella Sicilia orientale, gli interessi del sistema montante erano l'impianto di depurazione di Priolo, i tre serbatoi della Marina Militare di Augusta e l'aeroporto di Catania. Non a caso le tre camere di commercio legate proprio al fatto che questi erano gli interessi di alcuni responsabili di questa provincia e oltre, che avevano gli interessi legati a fare milioni e milioni al mese su questi tre siti. Questo era legato anche, è stata vissuta personalmente, era legato anche alla gara di affidare a privati l'impianto di depurazione di Priolo, cosa che è fallita perché in aula io e la collega che a quel tempo era deputato con me, fallì perché ci siamo ribellati al sistema di affidare ai privati l'impianto di depurazione di Priolo, legato anche, perché poi il fine doveva essere anche quello di gestire quello che era il trattamento dei fanghi di questa nostra zona. Ora vedete, non è vero che l'AIA, l'impianto di depurazione di Priolo non aveva l'AIA. L'AIA è stata già depositata, il progetto di AIA dell'impianto di depurazione è stato già depositato 5 mesi fa presso l'assessorato, c'era in atto la discussione per arrivare a quella che sarà la conferenza dei servizi per l'autorizzazione dell'AIA dell'impianto di depurazione. Il deputato mi fa accenno che questo siamo nella fase istruttoria, dove già ci sono i primi incontri per questa fase istruttoria. Il polmone di questa zona industriale è legato, vede, questo, l'ultima conferenza dei servizi legata all'AIA dell'ICC, dell'impianto della Lucoia, ha fatto montare il caso, che è cosa ben diversa dall'impianto di depurazione. Vedete, c'è una vicenda giudiziaria che a mio avviso si risolverà, e ve lo dico con carta alla mano, in una bolla di sapone, perché i dati messi in atto dai consulenti della Procura sono i dati legati ai rifiuti, ai reflui urbani, che sono cosa diversa, che nel diagramma poi della produzione dei fanghi finale, dell'ingresso e dell'uscita dei reflui, sono cose ben diverse, che danno un diagramma ben diverso. Quanto si accerterà, perché quindi su questa fase anche l'IAS ha dato incarico già delle promesse, quanto si accerterà che il diagramma della produzione dei fanghi, dei rifiuti urbani, con quello misto dei rifiuti urbani e industriali è cosa ben diversa, si arriverà alla fine di questa vicenda. E quando poco fa qualcuno diceva che il bilancio la portata è legata ai comuni di Priolo, oggi, mentre fino a qualche anno fa scaricava il comune Melilli, Priolo e parte di Siracusa con Belvedere, da 2 anni circa scaricano solo i comuni di Priolo e di Melilli, per una portata di circa 4 milioni di metri cubi. Dobbiamo sapere che il bilancio dell'IAS è di circa 16 milioni, con un costo di 1,14 al metro cubo per quanto riguarda
il costo della zona industriale, che è il più basso d'Italia in assoluto. Poi prendiamo noi tutto il terziario e il pezzo dei reflui industriali di tutta l'immigrazione della popolazione italiana. Per quanto riguarda i reflui industriali, quello di Priolo è il più basso in assoluto di tutta Italia. Questo è stato statisticamente provato. E insetti, i 14 milioni circa, 14 milioni circa di metri cubi legati ai reflui della zona industriale vanno ad un costo totale di circa 16 milioni, perché il comune di Melilli e il comune di Priolo pagano circa 14 milioni all'anno, che è una quota simbolo proprio perché partecipano a questo, al consorzio, al consortile. Per cui io ritengo che è superata la fase dell'AIA. Poi tra l'altro dobbiamo dire che, ripeto a dire, questa bolla, questa esagerazione sulla consistenza della depurazione dell'impianto di Priolo è scattata subito dopo l'AIA dell'ICC. E io ritengo che si risolverà con un ricorso da parte della Lukoil, che porterà poi alla fine, come è stato negli anni. Le autorizzazioni AIA sono partite dal 2000 in poi, dal 2008, 2010, le prime AIA sono state in quegli anni, io ho partecipato a prime, e dopo si sono risolte sempre, che quando non andava bene, sostanzialmente si risolvevano sempre con i ricorsi, e questo ricorso durerà nel tempo. Per cui tutto questo polverone degli ultimi giorni si risolverà con un ricorso e si ripartirà da zero per quanto riguarda l'AIA di questo impianto, perché sostanzialmente gli amici di questa zona industriale, le amministrazioni, c'è stata qualche amministrazione che supinamente potremmo rivedere tutte le AIA, se ci sono tutte le conferenze di servizi, i comuni che hanno votato a favore e i comuni che hanno votato contrario. Per piccoli favori poi fatti negli anni successivi, qualche assunzione di qualche amico, di qualche parente, di qualche parente del parente, ma tralascio queste piccolezze. E infatti, che cosa è successo? Che con l'istituzione delle AIA in questo territorio, voi dovete sapere che fino agli anni 2000, prima della prima conferenza di servizi, c'era in questo territorio l'effetto bolla, la presa in giro di questo territorio era l'effetto bolla. Che cos'era l'effetto bolla? In tutto il territorio che andava da Città Giardino fino alla Sasso c'erano 40 camini, e allora si fissava il limite di ogni camino. Se una sera il camino di Città Giardino andava 10 volte oltre il limite, si faceva la media con tutti gli altri 40 camini che erano sempre dentro la folla, dentro i limiti. Questa cosa poi è stata ritornati, è stata messa in atto con questo esercizio, è stato messo in atto con le competenze, dove per ogni impianto sono stati fissati i limiti dell'SO2, dell'CO2, tutti i limiti legati a queste, alle autorizzazioni. In una prima fase, nel 2008, le prime competenze di servizi furono tutte fatte con i ricorsi, hanno avuto tutti i ricorsi, poi successivamente si sono rettificati. Io credo e sono convinto che io ritengo che nella fase istruttoria, perché vedete, la conferenza dei servizi dell'ICC e della Lukoil si è conclusa negativamente con i voti giusti e sacrosanti dei comuni di Priolo e di Siracusa. Quello di Melilli, poverino, non capiscono, hanno mandato tra l'altro un rappresentante che non ha capito nemmeno che cosa ha votato, e lo dico pubblicamente, non ci sono problemi. Non capendo cosa ha votato, ha detto no, forse è legato a qualche cortesia che nascerà nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, ci sarà qualche altra cortesia di qualche altro parente, di consigliere comunale che verrà assunto per questa cortesia che è stata data in conferenza dei servizi. Sostanzialmente però vi dico che cosa? Che non c'è stato, io che ho seguito tutti i passaggi, in effetti in questa AIA, durante il percorso che è partito un anno e mezzo fa, durante l'istruttoria, penso che non ci sia stato un dialogo tale che ha portato poi alla fine, alla conclusione dell'AIA, alla seduta dell'AIA, che con il responso negativo, perché io penso e ritengo che dopo che la società che dichiara quali sono le effettive emissioni e poi l'istruttore non difende quella cosa o non modifica,
c'è una carenza a monte, c'è qualche cosa che non è andato bene durante il percorso, perché non è che stiamo parlando noi su limiti imposti al Ministero, stiamo parlando di limiti già dichiarati dalla società. Ora c'è qualche discrezia in questa interpretazione di questo istruttore dell'AIA per arrivare poi a quello al voto finale negativo degli enti territoriali. Per cui ritengo che nei prossimi giorni, sono convinto che il UOL, i titolari di quella società, andranno verso il ricorso. Nello stesso tempo vediamo se l'IAS nei mesi successivi a venire, prossimi, riuscirà ad ottenere l'AIA, perché ripeto a dire, l'AIA è già stata presentata 5 mesi fa e siamo nella fase istruttoria. Proprio oggi dicevo, seguiamo l'istruttoria della IAS per non fare la fine dell'impianto dell'ISS, dove poi decideranno senza sapere, informiamoci, contattiamo, per decidere, ed è il solo fatto. Perché vi dico che l'IAS è duratura del tempo, perché la norma che prevede, l'ultima norma che prevede l'affidamento comune, e in un caso saranno casi sporadici dove saranno affidati ai comuni, solo quando questo non avrà nessuna autorizzazione e quando non si avrà il funzionamento o la funzionalità dell'impianto, perché nel caso in cui l'impianto avrà la funzionalità, io posso dire serenamente qua stasera che l'impianto andrà all'ISAP, perché è l'unica fonte di reddito per l'ASI e per l'ISAP. Dovete sapere che l'IS è una società che paga circa 475 mila euro l'anno di canone all'ASI, c'è un contenzioso sui lavori, però dall'81 ad oggi ha pagato sempre 475 mila euro l'anno al consorzio ASI. Dal 2012 c'è il contenzioso per alcuni lavori fatti. E io ritengo che questa fase si chiuderà con l'AIA dell'IAS, l'impianto, per cui non c'è nessuna speculazione politica, l'impianto di IAS tra qualche anno sarà affidato quando l'ASI finirà con tutti i gesti della liquidazione, l'IAS andrà all'ISAP, cosa io non prevedo che l'impianto di IAS, lo dico con molta onestà, non prevedo che l'impianto IAS andrà sotto il governance del comune, che poi non cambierebbe niente, perché se dovesse cambiare la governance dell'impianto, sapete che cosa cambia? Che anziché l'IAS costituita da 65% ASI, 5,5% Priolo, 5% Merilli e tutti i vari privati, la governance sarebbe 67,5% del comune di Priolo, 5% del comune di Meril, il CDA, e tutto rimarrebbe invariato, solo che il socio capofila sarebbe il comune di Priolo, per cui le nomine, tutto quello legato a tutta la governance di quella realtà rimarrebbe comune. Ma io ritengo che questa soluzione è molto lontana, anche perché vi dico che è in atto. La questione si risolverà solo con la procedura dell'AIA dell'impianto IES e con il ricorso dell'impianto ISS, che rivisto e riveduto avrà anche quell'impianto, a mio avviso, avrà l'autorizzazione all'AIA, così come prevede la norma, solo con una fase istruttoria ben più approfondita. Per cui ritengo che questo incontro oggi è di chiarificazione e chiarificatorio di tutto quello che è successo dal 2013 ad oggi, perché si vede a dire il male di tutto questo territorio, di quello che è successo in questo territorio, con la parte di responsabilità politiche di rappresentanti di questo territorio, parte solo ed esclusivamente con l'inizio del sistema mondante. Quando finisce il sistema mondante, così come è stato il sistema Siracusa, in questa provincia abbiamo subito due sistemi, che erano il sistema Siracusa e il sistema mondante. Il sistema Siracusa ha avuto una sua fine, il sistema mondante ha avuto la fine degli interessi
in questo territorio e principalmente agli interessi legati alla Sicilia. Purtroppo questo territorio era legato agli interessi della Sicilia orientale, e ribadisco e ripeto, gli interessi della Sicilia orientale, mentre Mondante con Catanzaro avevano gli interessi della Sicilia occidentale, con gli scali e gli affitti degli immobili della regione, nella Sicilia orientale gli interessi erano gli AES, che è una bella, un bello responso, 16 milioni l'anno, potevano aumentare i serbatoi della Marina Militare, che c'era già la convenzione, proprio doveva arrivare con la sanificazione a porto di Malta del petrolio raffinato della Libia, e l'aeroporto che, guardate, sentite, le quote della provincia di Siracusa erano valutate 16 milioni e venivano cedute per 300.000 euro. Per cui guardate un po' come si fa il sistema, no, in questa provincia, di quelli che purtroppo non dico i nomi perché sono in uno stato di salute che non si potrebbero difendere, ma il sistema Mondante, e oggi negli ultimi giorni sono io uno di quelli che più da tutti gli enti che hanno a che fare con quel sistema, dico di costituirsi nel procedimento, perché solo la Costituzione potrà fare luce su quello che stava accadendo e che grazie a dei... La prego, se sì, può... Se, no, finisco, due secondi. Per sistema finisce questi obiettivi di tutta la Sicilia. Grazie Presidente e buonasera. Interventi. In aula ci sono altri interventi, qualcuno vuole prendere parola? Prego. Ha chiesto di parlare il signor Antonello Rizza. Si accomodi. Intanto saluto il sindaco, gli assessori, i consiglieri comunali, il presidente del consiglio, gli onorevoli, i cittadini. Devo dire che fa una certa emozione comunque parlare e rivedere quest'aula dopo 5 anni. È emozionante. Io cercherò sostanzialmente di essere quasi lapidario, perché sono di quelle riunioni dove le persone, o l'aspetto più importante, nelle persone che mancano, non con tutto il rispetto dei presenti, quelle che sono in aula, perché mi pare di parlare sostanzialmente mancando quelle che dovrebbero e avrebbero dovuto rappresentare al meglio quello che possono essere le refluenze. Io non ho il dono della preveggenza, non ho sfere di cristallo e non so, e non ho cattive frequentazioni in questo senso. Chi mi frequenta e chi frequenta non ha le sfere di cristallo, sono persone molto umili e cercano di valutare i fatti e le circostanze per farsene un'idea, ed è il motivo per cui questa sera mi sento di poter parlare a voi con l'umiltà di un cittadino che, rispetto alle dinamiche, alle problematiche che si appalesano giornalmente, non va a guardare il dettaglio che potrebbe essere l'IAS, perché non voglio addentrarmi in un terreno scivoloso per cui la posso buttare sul piano tecnico, perché non sono un tecnico. E pongo alcune domande che soltanto grazie al avvocato Musumeci, che ha sentito la esigenza da cittadino ancora prima che da professionista di rappresentare a voi consiglieri comunali
tutti quanti noi, senza alcuna scusa e senza critica alcuna, ma forse è un problema di sensibilità diversa. Ho posto sul tavolo un argomento che quantomeno doveva essere dibattuto con ben altro tenore e con ben altra enfasi. Stiamo parlando del depuratore consortile, perché io non so, abbiamo ascoltato alcuni interventi che francamente sul piano della discussione credo che poco hanno dato, quando piuttosto le convinzioni che ognuno di noi matura, e ho sentito anche alcune che sono bizzarre, cioè, mi pare di capire che forse non c'è nemmeno bisogno di fare le aia, perché tanto facciamo un ricorso al TAR, come fanno le aziende, e tutto viene fermato. Quindi noi sindaci che abbiamo creduto invece, ci siamo battuti, non dietro un computer con una videoconferenza, alzandoci alle 4 di mattina per andare al Ministero alle 7, alle 8, alle 9 di mattina, in tutte le conferenze istruttorie non mandavamo un consulente in questa bizzarra veste di assessore al Comune di Siracusa all'ambiente e contestualmente consulente per le problematiche ambientali del Comune di Priolo, perché fin tanto che il Comune di Siracusa e il Comune di Priolo vanno in una stessa direzione, non c'è neanche il problema. Ma io mi preoccupo perché il Comune di Siracusa ha sì una marginale vocazione industriale, ma ha una preponderante vocazione turistica che potrebbe e potrà scontrarsi con la vocazione assolutamente industriale del Comune di Priolo. Quando questo accade, come potrà accadere, cosa farà l'ingegner Raimondi? Qui non si discute delle capacità del soggetto. Io sono il re dell'ignorante, come quel cantante che piace molto al vostro sindaco. Cosa farà? Cosa farà? Con una mano voterà per il Comune di Priolo, con l'altra per il Comune di Siracusa? E ancora, quando noi abbiamo fatto le battaglie, perché vedete, le conferenze istruttorie è un conto, ci va il tecnico, ci va anche il sindaco, come facevo io. Le commissioni decisorie sono ben altra cosa. La commissione decisoria ci va il sindaco, perché non è soltanto un aspetto prevalentemente, squisitamente tecnico, al contrario, è squisitamente politico. Perché quando noi abbiamo preteso e ottenuto nei tempi che venisse fatto il monitoraggio in continuo dei cammini della IGCC, è chiaro che c'è una valutazione di ordine politico oltre che tecnico, perché ho preso atto che c'è la volontà di fare il monitoraggio in continuo, le aziende furbescamente, e io dico anche legittimamente, purtroppo per una logica devastante e deviata del profitto, dico così lo faccio, ma lo faccio in 3 anni. Non è che corrisponde all'ingegner Raimondi, che con tutto il rispetto è un signor nessuno in politica, è un tecnico. E può contrapporsi dicendogli, no, no, voi le fate in un anno. Questo lo fa il sindaco. Lo facevano nella Rizza senza offesa. E lo ha fatto. Tant'è che le prescrizioni, caro sindaco, a te sicuramente risulteranno, sono state date in quello che erano gli aspetti temporali richiesti. Ma qui non si parla neanche di questo, caro sindaco. Qui si parla, è il motivo per cui oggi mi sento onorato di esservi vicino, perché io attingo anche dalle vostre conoscenze. Siete voi, delegati dei cittadini, che adesso dovete ritornare in conoscenza a me, umile cittadino, il frutto del vostro lavoro. Ma quanti di voi sanno, perché qui si riempiono la bocca, a cominciare dai giornalisti, dai giornalai, dai pennivendoli, dai consiglieri, da me, dal cittadino, che siamo tutti per la transizione energetica, vogliamo tutti che ci sia finalmente questa voglia di dare ai nostri figli un paese migliore di quello che hanno ereditato, ambientalmente parlando. Ma quanti di voi sanno che agli atti
quando qualcuno ha preso le consegne di questo paese, io ero in cattività. Forse è stato sfortunato perché nessuno gli ha mandato e gli ha lasciato le consegne. Ma siccome non lo sapete, vi invito a convocare la ENI e dovete chiedergli conto di che fine ha fatto quello studio che è stato fatto prima in vitro e al laboratorio e poi avrebbero dovuto farlo su campo, su mia richiesta e sull'accordo di programma delle bonifiche che aveva destinato, caro sindaco, un ettaro per un'attività che si chiama Phyto Remediation, cioè la bonifica attraverso l'utilizzo della ricino, del girasole o della canapa. Allora, qualcuno di voi si è informato a che punto è questo progetto sperimentale e se qualcuno l'ha fatto, ha chiesto conto e ragione del perché non è stato mai insediato nei terreni di proprietà dell'ENI? Allora voi capite che il problema è a più ampio spettro, io non posso oggi parlare dell'IAS. L'IAS, con tutto il rispetto, con le problematiche che abbiamo nella zona industriale e complessivamente per ragioni geopolitiche, è, come diceva Bossi di Miglio, scusatemi il fraseggio, uno scoreggio nello spazio. Stiamo parlando di una cosa che sì, qualcuno la dipinge come polmone della zona industriale ed è pur vero. Noi abbiamo il problema che tutto l'altro organismo non fa più. Perché vedete, quando si consente e chi vi parla, guardate che non è, come dire, industrialmente, come dire, aderente ai ragionamenti che possono guardare prioritariamente la zona industriale, anzi, ho fatto anche le denunce per questo. Il problema è che a furia di non dare a mangiare al cavallo, convinti che stiamo risparmiando, il cavallo muore. E qui siamo più realisti del re, ci sono alcune dinamiche ed alcuni comportamenti che partono dall'alto, partono già dal governo che ha una tendenza a accelerare tutta la transizione energetica, ma che non evidentemente ha ben compreso quella che è la realtà del polo petrolchimico di Priolo, che ancora oggi genera il 49% del PIL della provincia e sostituendo il numero di macchine che camminano in Italia, 48-49 camminano con la benzina che questo sito produttivo e questi siti produttivi producono, ma non è che questo può consentire di essere più realisti del re. E qui siamo di fronte a delle prescrizioni date che sono ancora più impattanti delle BAT, le migliori tecnologie applicabili, ad un'azienda che ha chiesto di poter lavorare non con il syngas, che è un gas di processo e quindi inquinante, ma con il metano, e si danno e si applicano delle prescrizioni che rischiano di creare un danno e quindi le referenze sul piano occupazionale e tutto il resto. Allora la capacità del sindaco, di chi amministra questo paese, è quello di contemperare gli interessi tra di loro che molto spesso sono contrastanti. Io lo dico sempre, ma io non lo invidio nella maniera più assoluta il vostro sindaco, perché quando è bravo cammina tra le uova e sulle uova e se sta attento rischia di fare una frittata, perché ci sono interessi fra di loro contrastanti tra il legittimo diritto al profitto della zona industriale e il legittimo diritto dei cittadini che chiedono ristoro, compensazione e un ambiente degno di questa parola. Ma questo non può diventare però un ragionamento che poi in maniera prosaica viene riverberato nei rapporti con la zona industriale, quando non ha capito e compreso il sindaco che non siamo nel 1980, quando avevi un potere negoziale e contrattuale forte, perché qui dovevano essere insediati l'ICAM e quant'altro. Qui siamo di fronte a uno scenario dove, per cui, se tu non sei bravo a sederti a mediare l'interesse, muore l'asino, muore il cavallo a fare di non dargli da mangiare, e tu te ne esci sempre con quelle battute che francamente, al di là degli aspetti, come dire, folcloristici, che a me interessano poco, o per qualche furia iconoclasta che evidentemente molto spesso ti prende la mano. Qui si parla di quello che in realtà accade, cioè accade che sostanzialmente non c'è quella contrattazione, quella mediazione che non può passare dal fatto che le ditte non lavorano,
i privolesi sono, cioè, che sono messaggi subliminali che vengono lanciati quotidianamente, subliminale, mi hai capito cosa voglio dire, che non portano da nessuna parte, se non per qualche fortunato soggetto. Allora, l'IAS, ma di che cosa vi preoccupate dell'IAS? Scusate, no, io voglio essere provocatorio, ma di che cosa vi preoccupate? Ma perché ancora vedete la favoletta, la gestione, per cui... Ma se c'è un ambito in cui le incursioni della politica hanno fatto della IAS lo scenario di guerra per premente, per posto di sottogoverne, per poltrone, per poltroncine, per trapuntine, è l'IAS. E voi pensate che tutto questo che è stato impiantato alla fine, io mi devo preoccupare da cittadino privolese, ancora di più lo dovrebbe fare il sindaco, ma vi dico di tranquillizzarvi, perché comunque quello è un campo di gioco della politica, purtroppo. E devo dire che il sindaco in questo gioco è bravissimo. Magari avesse le stesse capacità, probabilmente ne ha di più, io non voglio offendere nessuno. È bravo, ma ha occupato militarmente l'IAS. C'è un'occupazione militare dell'IAS, cioè, e credo in questi 30 anni l'unico sindaco che ha avuto la fortuna, la conoscenza, la capacità di farsi riconoscere presidente, consigliere di amministrazione, consigliere di... Ma la domanda successiva è, siccome io leggo e mi ricordo di posti che mi faceva il sindaco, io purtroppo non ho la memoria corta, me li ricordo, mi fece un posto e mi disse, allora presidente dell'autoporto, il signor Tizio di Siracusa, presidente Tizio di Siracusa, di grazia presidente sindaco, c'è qualche duro di Priolo che ha nominato nel consiglio di amministrazione dell'IAS? Se lei diceva a me la stessa cosa, mi pare che lei si comporta come quelli che guardano la pagliuzza nell'occhio dell'altri e non guardano la trava che hanno nell'occhio. Lei, mi ricordo che lei faceva dei proclami a inizio di legislatura, ogni giorno sì e l'altro pure parlava dell'IAS perché mancavano le coperture delle vasche, perché in questa IAS era tutto che andava a, come dire, a pallino, le strutture obsolete, su una situazione infrastrutturale gravissima. Il momento in cui ha avuto il presidente e il consiglio di amministrazione, di colpo tutte queste cose o non ci sono, non emergono evidentemente, perché il sindaco non ne parla, perché credo che abbia altro interesse, quindi ha occupato militarmente l'IAS, ma non è neanche questo. Perché io mi ricordo in campagna elettorale che lui avrebbe dovuto fare i NASI, il sistema di rilevamento comunale, e in sostanza allora nei gangli vitali di un paese che vive della zona industriale e che quindi deve avere come priorità di indirizzo politico sanità, ambiente, occupazione, ecco, è plastico il fallimento. Quindi posso parlare dell'IAS? L'IAS ho alcune perplessità, ma semmai dovesse essere il comune di Priolo a gestirlo, e probabilmente potrebbe anche accadere, probabilmente, ma i costi a chi vengono addebitati? La domanda successiva che mi pongo è, se c'è una prescrizione della copertura delle vasche, la copertura delle vasche sono importi milionari, chi la deve fare? Ma se eventualmente l'IAS diventa del comune di Priolo e la zona industriale probabilmente potrebbe avere là i propri depuratori, giusto? Chi deve fare cosa per mantenere? Ma sono tutte domande che mi faccio io e me le lascio io. Avreste, e probabilmente le avete fatto anche voi. Un'ultima cosa, perché altrimenti divento uno sproloquio e non voglio farlo. Visto che si parla di sanità, io mi ricordo che dai palchi del comune di Priolo il sindaco aveva promesso che avrebbe battuto come un leone, perché la pronto soccorso, la guardia medica doveva essere aperta H24. Io mi domando, e sfuggono alcune cose ormai, forse sto invecchiando, io non ho il duplicatore dell'euro, purtroppo invecchio e invecchio, ma abbiamo un'ambulanza medicalizzata a Priolo? E rispetto a quello che
i costi della sanità del PNRR per circa 800 miliardi, 880 miliardi, mi ricordo l'importo, scusate, quant'è l'importo? 800 milioni di euro, per cui si stanno facendo le ospedali di comunità, le case della comunità, la centrale operativa e tutto il resto. Questa è una domanda che faccio anche al deputato onorevole Pasqua, che ci sono previsti interventi ad Augusta, ad Aula, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Paichino, Palazzolo, Rosolina, Siracusa, Augusta, Lentini, Noto, Siracusa, Lentini, Capriolo. Non solo non c'è dato l'H24 alla Guardia Medica, ma non mi pare presente neanche negli interessi di chi in questo momento sta gestendo la sanità. E quindi mi piacerebbe che su questo ci fosse maggiore impegno, lo chiedo da cittadino, nessuna presunzione. Per il resto io auguro buon lavoro a voi e al sindaco dico soltanto una cosa, così fuori di sgombriamo il campo dalle lei è libero di parlare di me come e quando vuole. Mi piacerebbe che lo facesse sul piano politico come lo faccio io non ho motivo di parlare di lei, non ho acrimonia nei suoi confronti e non la invidio. Quando parla di me si limita a dire soltanto forse se vuole signor Rizzo, ragazzacci. Io, sapete questo, quando mi sono insediato c'era un contenzioso ed era un accampamento. Il sindaco prima di me aveva speso qualcosa come 180.000 euro. Perdoni, ma da più parte mi dicono anche consiglieri comunali di rimanere. Io mi posso... No, io non mi sono permesso di interrompere la Presidenta. Presidenta. Mi scusi, se lasci lei io mi taglio. No, io glielo lascio. Io gli chiedo la cortesia di rimanere in tema. Perché non è ormai fuori tema, ma io, guarda, è fuori tema. Presidente, se sono fuori tema, ho fatto anche un consigliere e non sono avvertirlo solamente io. La ringrazio, Presidente, la ringrazio. Ho finito il mio intervento. Vedo. Purtroppo, nonostante ho tutta la buona volontà, che il Consiglio Comunale evidentemente non ama le espressioni libere. Quindi se lei aspetta 20 minuti per parla, allora aspettate tempo in maniera scusa, sono uscito fuori tempo, Presidente, le chiedo scusa. Prego, grazie. È facile cercare di fare sarcasmo, ma questo funziona per chi non conosce i funzionamenti e i regolamenti del Consiglio Comunale. No, mi perdoni lei, l'ho lasciata parlare, ora lasci parlare a me. Scusa, gentilmente lasci parlare a me, gentilmente. Ha parlato fino adesso, ma non la voglio buttare. Il religioso silenzio. No, io non la voglio buttare. Ok, grazie. Nella maniera più interessa buttare. Grazie mille per il contributo e per l'intervento. Allora ti lasci dire. Mi sto rivolgendo. Ti lasci dire, guarda, prego. Le do la voce nonostante. Mi lasci dire che lei mi deve dire realmente che il mio tempo è finito, ma non mi dica che sono fuori tema, perché il tema non era l'IAS e quello che dicevo era centrale per convergere sull'IAS, quindi non mi è stata data la possibilità e le chiedo umilmente scusa, però non mi dica che ero fuori tema, mi è finito lo spazio, la ringrazio. Nella maniera più assoluta, perché se vede a nessuno abbiamo dato un tempo e tutti sono stati liberi di poter dire quello che vogliono, io mi sono trovato costretto a dirle scusi onorevole, mi sono trovato costretto a interromperla dopo più sollecitazioni da parte dei consiglieri comunali e del pubblico chiedendomi cortesemente di fare di invitarla a farla rimanere all'interno del tema, quindi non era nella maniera più assoluta anche scopo di questa di questo ufficio di presidenza togliergli la parola, ha parlato più di 20 minuti e posso anche dirle che abbiamo fatto anche un consiglio comunale sul PNRR, scusa onorevole, abbiamo fatto un consiglio comunale sul PNRR dove abbiamo invitato tutti i cittadini, lei sicuramente era impegnato in quel giorno, ma se fosse stato presente avrebbe potuto parlare tutto il tempo che voleva rispetto a quel tema, quindi tutte le volte che vorrà venire in consiglio comunale informale a parlare sarà il ben accettato da parte di tutto il consiglio comunale e da parte mia.
c'è qualcuno che vuole intervenire? Prego, onorevole. No. C'è l'onorevole Pasqua. E poi cerchiamo chi è gentilmente, chi ha già fatto l'intervento. Prego, altrimenti non diamo spazio agli altri. Dopo l'onorevole Pasqua, se dovesse parlare qualcun altro, se ci dovesse essere qualche altro intervento, altrimenti poi due alcune riflessioni li vorrei fare io e dopodiché l'onorevole Gianni. Buonasera a tutti, buonasera Presidente, Sindaco, Assessori, Consiglieri, cittadini presenti. In queste due ore che sono trascorse dall'inizio di questa seduta ad ora ho ascoltato purtroppo solamente circa un quarto d'ora di ragionamenti sul tema oggetto di questa riunione, di questo Consiglio Comunale. Gestione IOS, io ho ricevuto l'invito, il cortese invito del Presidente e ho giustamente mi sono preparato su questo tema, gestione IOS, legge regionale 8 del 2012. Se volete vi faccio un piccolo excursus della norma, ma questa è rinvenibile tranquillamente, non voglio farvi perdere ulteriore tempo, perché è rinvenibile tranquillamente nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2021, supplemento ordinario 1. E lì ci sono scritti tutti i lavori preparatori, presentati ad aprile 2021, lavorata a luglio, a novembre, approvata i primi di dicembre. Norma alla quale abbiamo partecipato con la mia forza politica, con i miei colleghi in commissione attività produttive, abbiamo partecipato alle discussioni, alla trattazione di quelli che erano tutti gli argomenti. Questa norma diciamo racchiude tanti argomenti e questo aspetto dei depuratori ne è parte. È una modifica di poche righe di una della legge regionale 8. Modifica che ovviamente abbiamo nel corso delle discussioni in commissione attività produttive abbiamo appreso essere necessaria. In pratica, traduco per chi non è addentro alle cose di politica, l'onorevole Gianni, l'onorevole Sorbello avranno più dimestichezza anche di me di queste cose, però gli altri non, con difficoltà potrebbero comprendere che cosa succede. In pratica vengono così liquidate una volta per tutte le IRSAP, con gli ex consorziati, perché un processo di liquidazione iniziato già nel 2012 doveva essere compiuto a breve rispetto al 2012. Si è portata avanti quasi all'infinito queste vicende, perché per quanto riguarda, e mi atterrò solamente al tema, per quanto riguarda i depuratori, era stato previsto in quella legge che venissero dati in gestione, cioè il trasferimento delle quote societarie da ASI fosse rivolto ai comuni che avessero fatto richiesta, in quanto maggiori utilizzatori, o altri che volevano assumersi la gestione. Nessuno dei comuni ha fatto nel tempo richiesta, e questo l'abbiamo accertato, gli uffici dell'assessorato ci hanno riferito che nessun comune aveva espresso il desiderio di gestire questo IBC, questo impianto biologico consortile. Nessun comune, né il comune di Melilli, né Priolo, né Siracusa, né Augusta. A un certo punto bisogna chiuderla questa partita, era necessario chiuderla, e l'assessore ha proposto questa soluzione, portandola in commissione durante la discussione, non era inserita nel testo originario, ma portandola, si è arrivati a questa discussione che era l'unica soluzione. Forse qualche problema in più nasceva per il depuratore biologico consortile di Priolo, perché per quanto riguarda tutti gli altri depuratori siciliani, perché una legge regionale viene fatta per l'universalità delle attività della regione, quindi per tutti i depuratori,
gli altri depuratori utilizzano, diciamo, trattano i fanghi delle città che afferiscono a quel depuratore, 3, 4, 5, 10 comuni, non degli impianti industriali. Qui abbiamo l'unicum che era questo, e questo a me e ai miei colleghi ha fatto sorgere ovviamente un piccolo allarme che abbiamo riferito all'assessore più e più volte, sia in commissione che in aula, nel momento in cui si stava votando proprio quell'articolo, l'articolo 15, che poi è stato ridotto, è diventato l'articolo credo 11. Ebbene, l'assessore ci ha assicurato che, e se noi andiamo a leggere la norma così come viene fuori nella modifica, ci ha assicurato che il processo è temporaneo, cioè questo passaggio delle quote è temporaneo, fino a quando non verranno istituite una volta per tutte le SII, il servizio idrico integrato. A quel punto sarà in quella fase che vedrà la definizione della gestione del depuratore. Certo, in questa fase transitoria è stata la mia obiezione verso Turano, gli ho chiesto: ma dovesse succedere qualcosa, si distrugge una parete che viene giù, dobbiamo spendere 20 milioni per riparare l'impianto, sto parlando della cosa catastrofica che non si avvererà mai, però va considerata. Mi è stato assicurato che la Regione ovviamente si sarebbe fatto carico di tutto, per ovvia ragione, perché non è altrimenti definibile questa cosa. Quindi questo allarme che è cresciuto ha messo anche in tensione quei 50 dipendenti, perché poi alla fine tutto quanto ha generato tensione nei dipendenti di questo impianto, perché si è detto di tutto, si è detto che ora gli impianti si faranno i propri depuratori e quindi dovranno lasciare per forza il consortile, si è detto che i comuni si faranno i loro impianti, si è detto tutto, quindi 50 padri di famiglia, 49 perché adesso ho saputo che a gennaio è andato via in pensione un'altra persona, e 49 dipendenti che si sentivano in tensione, no? Adesso avvertivano il problema, ma che comunque questo problema che abbiamo trasferito all'assessore, eravamo in aula proprio al momento della votazione, io e il collega Zito, siamo andati all'assessore Turale, gliel'abbiamo esplicitato questa cosa, ci ha rassicurato che anche in quel caso sarebbe intervenuto la Regione, perché non può non farsi parte diligente, carico di un problema così grande, perché non si tratta di un depuratore che tratta i fanghi, i liquami di 2-3 comuni, eccetera, ma si tratta i liquami di impianti industriali. Alla luce di questo, io non mi sento tranquillizzato totalmente dalla vicenda, è chiaro, ma noi saremo comunque attenti, così come sono sicuro, ne sono più che certo, che anche il comune di Priolo sarà più che attento alle vicende che si svolgeranno giorno per giorno fino alla definizione dell'SI. Quindi questo mi rassicura, in parte, perché l'attenzione va tenuta sempre alta. Io l'unica cosa che posso fare è, sono a disposizione del comune di Priolo, che ha in questo momento il 67,5% delle quote trasferite, a disposizione per qualunque iniziativa da portare a Palermo su questo depuratore, per dare tranquillità ai cittadini di Priolo e ai cittadini di tutto il comprensorio e prioritariamente ai lavoratori di questo impianto biologico. Non vi rubo altro tempo, perché non credo io debba dire altro e debba riferirmi ad altre cose. La ringrazio ancora una volta per questo cortese invito e grazie a tutti. Grazie onorevole Pasqua. Ha chiesto di intervenire il cittadino, signor Tanino Romano. Le chiedo una gentilezza, se può cortesemente rimanere in tempi strettissimi. Ok, grazie. Prego. Allora, grazie Presidente, buonasera onorevole sindaci, assessore e consiglieri. Io volevo fare nel tempo, prima come lavoratore della zona industriale,
secondo come cittadino e terzo come ex amministratore di questo comune. E brevemente agli intervenuti vorrei fare alcune riflessioni. Negli anni in cui il comune di Priolo è divenuto comune autonomo, le aziende per autorizzazioni regionali avevano degli scarichi a mare, quindi depuravano all'interno degli stabilimenti le scorie di produzione e le scaricavano con autorizzazione a mare. Tant'è vero che chi è che vive a Priolo sa che una parte del territorio è inquinata dove c'erano gli scarichi. Questa parte del territorio è balneabile. È balneabile perché l'IAS ha consentito alle aziende, attraverso un percorso di tubazione che attraversa il territorio, di scaricare a mare o all'IAS tutte le scorie di produzione, trattandole con calce, e quindi avveniva attraverso la lavorazione un rifiuto di fanghi, perché stavo dicendo che le aziende, grazie all'IAS, adesso scaricano tutte le scorie di produzione delle reflue all'IAS, quindi hanno dato un servizio sia al territorio che anche alle nostre acque marine. Il tema di stasera, al di là che qualcuno va fuori tema, innescando alcune situazioni che oggi non hanno nessun significato, è che ci sono tempi per la politica e per le cose e tempi per dare un contributo di validità e anche di supporto all'amministrazione. Molti di noi ci siamo chiesti sempre, e non siamo stati mai controllori, pur essendo amministratori, di quello che fa la zona industriale, dei loro camini, delle emissioni in atmosfera, delle patologie che ci sono in questo territorio. E quando il comune di Priolo, al di là di come avvengono le situazioni, che io non voglio entrare nel merito, però io ci tengo che la politica, sia a livello nazionale, regionale e territoriale, che ha avuto santi in paradiso, ha fatto e strafatto sempre quello che ha voluto. Quindi io non sono una persona che è allergico a tipi di interventi che cercano di mirare alcune posizioni politiche. Ognuno di noi nel passato ha avuto qualche santo. Oggi abbiamo la possibilità, come comune, di gestire, ma soprattutto salvaguardare quella che è la nostra salute e il nostro ambiente. Sulle vasche, la prima. All'IS ci sono due vasche, ho finito, sindaco e presidente. Scusami. La prima vasca, su richiesta dell'amministrazione Gianni, con il sottoscritto assessore all'ambiente, signor Romano, hanno fatto una copertura di una delle due vasche. Successivamente, anche nel tempo, e anche con l'amministrazione Rizza, abbiamo richiesto nuovamente all'IAS e alla regione siciliana per competenza la copertura della seconda vasca. E a tutt'oggi siamo qua. Si può fare impianto di deodorizzazione,
si possono fare tante cose. La verità è che quando arrivano i reflui dalla zona industriale, per chi ha lavorato nella zona industriale o in laboratorio, quando si aprono le vasche, signor Romano, mi le sostanze, mi perdoni, nocive e leggeri, a nocive e leggeri vanno all'atmosfera, e quindi è normale che ci sia questa puzza, dicendola in siciliano quando passiamo, perché fin quando non ci sarà la seconda copertura delle vasche, noi staremmo, sì, ho finito, signora, abbia pazienza. Di pazienza, ho finito, grazie. Do la parola al sindaco che ci dice cose migliori. No, non è questo il tema. Ti abbiamo chiesto la gentilezza. Non deve parlare il sindaco. No, non, nella maniera più assoluta. Signor Romano, l'abbiamo ascoltato con attenzione e la voglio fare riflettere su due battute. Hanno chiesto più volte di sentire il parere dell'amministrazione e del consiglio comunale. Considerato che tante persone ci hanno fatto l'intervento, gli abbiamo garantito più di 20 minuti, perché questo ufficio di presidenza poteva fare in maniera diversa rispetto a come è stato fatto in passato, ovvero di dare un tempo per ogni intervento. Invece abbiamo permesso a tutti di poter parlare tutto il tempo che volevano, senza interrompere mai nessuno degli interventi, nonostante qualcuno è andato anche fuori tema. Detto questo, vorrei entrare nel merito. Chiedo, onorevole Sorbello, cortesemente, volevo entrare nel merito di rappresentare, di portare il contributo del Consiglio Comunale, di tutto il Consiglio Comunale, ai lavori di questo Consiglio Comunale. Ogni consigliere comunale, rispetto alla normativa, rispetto ai gridi di allarme, diceva bene l'onorevole Giorgio Pasqua, e sono stati costanti in questi giorni da parte di alcuni cittadini o di alcuni comuni, si è riunito più volte con l'onorevole Gianni, nonché sindaco del comune di Priolo Gargallo, per entrare nel merito della situazione e capire, rispetto alla normativa, lo stato dell'arte dei fatti. Io ho qua il decreto, mi dispiace che ne ha fatto riferimento solo l'onorevole Pasqua, ma se parliamo del mondo universo e entriamo nel merito, allora aveva ragione il signor Rizza, che da un lato faceva i complimenti alla signora Molusimesi e dall'altra parte diceva però che questo consiglio comunale non serve a niente. Quindi non sono riuscito a capire, sono un po' disorientato rispetto a questo. Ma il tema non è far polemiche, quindi ringrazio a tutti gli intervenuti. Anche se ci sono stati momenti comunque accesi dell'intervento, fa parte della democrazia, il confronto è sempre bello, anche nella diversità di idee. L'importante è che ci sia sempre il rispetto per la persona e per le istituzioni. Volevo leggere un attimino la normativa. Il comma C bis. In una parte, io leggo e do un'interpretazione rispetto, come dire, alla forma italiana di quello che c'è scritto. In assenza delle predette società di scopo, i commissari liquidatori, possono trasferire in concessione d'uso temporanea gli impianti fognari e di depurazione di proprietà dei consorzi per l'area di sviluppo industriale, liquidazione prioritariamente al comune in cui ricade l'impianto, al comune che risulta maggiore utilizzatore del relativo impianto, in assenza delle predette società di scopo. Ora io pongo una domanda: l'IAS è una società di scopo o no? Il comune sarà, qualora dovesse essere, sarà proprietario dell'impianto o gestisce l'impianto di depurazione? Sono tutti quesiti comunque che la norma non ne parla.
perché c'è solamente una dicitura e sicuramente rimanda a un articolato, a un decreto, dove l'attenzione di questo consiglio comunale, del sindaco, non verrà a mancare. Come abbiamo invitato anche l'assessore, avendo un rapporto diretto, l'onorevole Gianni come istituzione e come sindaco di questo comune, ha chiamato nell'immediato per accertarsi, onorevole Pasqua, della sua presenza. Però purtroppo l'assessore non era presente. Noi non abbiamo inserito l'assessore tra l'elenco dei partecipanti perché non volevamo buttare fumo agli occhi dei cittadini, ma come oggi vogliamo essere concreti e non vogliamo fare sceneggiate. Anche per questo ci siamo ripromessi di fare non un consiglio comunale, 30, 40, 50, 60 consigli comunali. Allora dovessimo avere le idee più chiare. Sicuramente non siamo noi legislatori. Questo consiglio comunale non si è espresso sulla normativa. Possiamo fare delle osservazioni. Il sindaco potrà impugnare molto probabilmente anche la normativa, ma qualora dovessero esserci i presupposti, non lo so se la può impugnare, io sto dicendo rispetto, non lo so, fa un ricorso. Secondo me il ricorso lo può, sì, il ricorso al presidente, lo può, dico, attuare tutti i mezzi leciti e consentiti dalla legislatura, perché la finalità di tutti noi, come sicuramente sarà la finalità di Carmelo Fazzina, che conosco molto bene, conosco la passione per questo territorio e la dedizione per questo territorio, so che ha fatto la richiesta senza nessuna demagogia, come sicuramente anche coloro che hanno firmato questo atto. Quindi l'attenzione di questo Consiglio Comunale è altissima, c'è stata un'interrogazione continua, non abbiamo fatto ogni minuto articoli perché pensiamo che non ci siano i motivi per i quali fare gli articoli, come diceva bene, meglio di tutti, oggi di capire come si muoverà la Regione Sicilia in tal senso. E in duplice veste, da cittadino priolese e da deputato regionale, le chiediamo di renderci partecipi, di farci sapere, di aggiornarci minuto dopo minuto, in modo tale da trovare insieme le soluzioni, perché non c'è qui chi è il più bravo. Solo insieme possiamo trovare la soluzione migliore. Quindi io, prima di passare all'onorevole Gianni, ringrazio a tutti gli intervenuti. Vi chiedo di essere presente anche nei prossimi consigli comunali, perché questo è lo spirito che deve contraddistinguere una comunità nella diversità delle vedute. Quindi grazie per la vostra presenza e do la parola, glielo possiamo concedere all'onorevole Pasqua. Ok, la ringrazio. Dopo l'onorevole Pasqua passeremo la parola al sindaco Gianni, perché è giusto così, per rappresentare cosa ha fatto l'amministrazione e qual è, oltre per rispondere, si risponde ai cittadini, e qual è l'indirizzo di questa amministrazione. Noi lo conosciamo, è giusto poi che concluda l'onorevole. Prego. Riprendo la parola solo per darvi una notizia. Appena concluso il mio intervento, ho aperto le mie chat, eccetera, e mi è giunta il comunicato stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri, che nella seduta di oggi
ha vagliato anche la legge 33 del 18 dicembre, quindi la legge che riguarda l'IRSAP e questa cosa, e non è stata impugnata. Quindi dal punto di vista formale, da questo momento è assolutamente in vigore. Grazie onorevole per il contributo, ora vedremo come sarà articolata. Terremo alta l'attenzione. Prego, sindaco. Grazie Presidente, grazie alla presenza dell'onorevole Sergio Pasqua e dell'onorevole Scerra. Le differenze politiche si possono avere, ma riconoscere l'eleganza alle persone è una cosa seria. Questa sera io ho notato che abbiamo avuto due gruppi ben distinti. Un gruppo che ha parlato voleva sapere dell'IRS, e mi pare che stasera, grazie anche all'intervento dell'onorevole Pasqua, abbiamo detto, c'è solo una cosa, onorevole Pasqua, non è ancora passato il 67% al Comune di Priolo, sì, certo. Ce l'aveva. Vero, vero. Noi ancora abbiamo fatto nulla. E poi dall'altro lato ci sono stati due che hanno fatto comizi. E guarda caso hanno fatto comizi per difendere la Lukoil. Il tema è la Lukoil. La Lukoil. Non sanno, probabilmente, che in questi 10 anni hanno fatto il sindaco e l'assessore, non hanno seguito bene le dinamiche e non sanno che io sono approvato l'AIA dell'IS esattamente qualche settimana fa. Ho dato l'input al mio consulente, che prima è il consulente mio per 3 anni, ora è diventato assessore, dopo avermi chiesto la possibilità, il sindaco di Siracusa, di dargli questo nome. Ma sono io che ho detto al mio consulente, persona seria e per bene, di dare l'ok per quanto riguardava l'AIA della Lukoil. Perché per 2 anni io sono andato a tutte le riunioni con il signor Giardino Geraci e tutti gli altri, e tutto quello che tecnicamente è stato discusso è stato oggetto di un asseveramento o asseverazione da parte di Giardino Geraci. Quindi dopo 2 anni di lavori in cui la commissione ha visto il lungo e largo, ha approfondito, ha dichiarato, ha discusso, alla fine politicamente avrei dovuto dire no, perché io sono per tutelare la salute dei cittadini. Le sceneggiate che ha fatto l'ex sindaco sono sotto gli occhi di tutti, poi manco di più Scaringi, il signor Scaringi, che è dipendente dell'ARPA, dipendente dell'ARPA e per molti anni assessore. Un giorno ci racconteranno, forse a mettere 4 fiorellini all'isola, come si chiama? Fondo Conoro, cosa hanno fatto? Vogliamo sapere noi cosa abbiamo fatto? Da quando abbiamo messo mano all'IS, e non direttamente come consigliere amministrazione, perché il consigliere amministrazione li nomina il governo della regione. Quando noi avremo qui qualcuno che è un ex deputato, qualcuno che ha fatto l'assessore per 5 anni in un paese per 15.000 abitanti, o che abbia un magistrato in pensione, quello che la legge dice, noi forzeremo la mano per avere, se lo vuole, dico una cosa che non esiste, ma se l'onorevole Pasqua domani non dovesse ricandidarsi o non sarà eletto, avrà le caratteristiche per fare tutto quello che vuole. Perché invece vedete che chiunque di noi che ha fatto il deputato, quando finisce, ha le caratteristiche per essere nato, anche se non ha lauree, attenenze, invece è la legge. Questa è la legge, dottoressa Mossonici. Io la devo ringraziare perché lei ci ha dato l'occasione stasera di poter dire quanto è bugiardo il sindaco di Melilli.
in una diatriba legata soltanto al fatto che aveva perso la maggioranza degli ES, si è lasciato andare dicendo che il commissario nominato prendeva 700.000 euro l'anno. E noi abbiamo pagato migliaia di euro al mese per depurare. Io non ho bisogno di fare scienziare per andarmi alla regionale, alla nazionale e mondiale. Non ho bisogno. Io sono 24 su 24 a fare le cose. A differenza sua, dell'altro ancora, noi siamo già in linea di finanziamento col PNR per 98.000 euro per fare più del centro ricerca. E già siamo nella lista per essere finanziati, il centro ricerca. Io faccio le cose serie, non mi occupo. La locale me la posso occupare nei termini che la legge mi consente di fare, che è quella di verificare la possibilità, anziché di in un anno, in più anni, in effetti lo devono fare, perché l'impianto di depurazione di Priolo è un impianto biologico, e quindi all'interno dell'impianto biologico non si può versare diserefo che contiene minerali, che contiene bla bla bla, no. E poi si facciano il depuratore, ma se lo facessero, che ogni azienda si facesse, che se lo facesse? Si dà il caso che oltre a queste risorse, che nessuno ci ha pensato, abbiamo inserito il depuratore di Priolo all'interno del PNRR per 22 milioni di euro. E quello che consentirà alle aziende di risparmiare e a noi di avere un depuratore funzionante, funzionale e capace di depurare veramente le acque. Magari esistendo la zona industriale, perché questo depuratore, se deve diventare un depuratore biologico e chimico e fisico, si facciano una serie di interventi perché il depuratore diventi depuratore biologico, chimico e fisico. Oggi è un depuratore biologico. Come giustamente ha detto l'onorevole Pasqua, la legge non prevede un passaggio to cure. Possono, in attesa che entri in funzione il sistema idrico integrato provinciale o anche quello regionale. C'è stata una certa micidiale a parlare di queste cose, pensando che questo potesse essere un tema per fare lo scontro, per consentire di fare due comizi vuoti e tra l'altro anche bugiardi. Mi dispiace poi che hanno fatto la toccata e sfuga. Come sempre hanno questa abitudine di fuggire. Ovviamente è fastidioso sentirsi dire le cose in faccia. Consigliere di amministrazione, sì. Ha fatto la storia del governo regionale. Si è vissuto a Priolo una persona con le caratteristiche. Magari sarei andato all'assessore di scusa di stessi e ti un Priolo. Non c'era. Non basta essere laureato in legge o fare l'avvocato. E non mi riferisco a lei, dopo la dottoressa Musumeci. La legge è legge. Se mai dovesse transitare nella disponibilità del Comune di Priolo la gestione degli ES, faremo un nuovo programma, faremo un nuovo statuto, faremo altre cose che al momento non sono di nostra competenza. Quando saranno di nostra competenza ci muoveremo in quel senso. Quindi una sceneggiata dietro l'altra, chiacchiere di bar, di bottega, tentativi di insinuare. Io quando faccio gli incontri li faccio a porta aperta. No, non se avessero detto invitiamo non so chi, visto che la dottoressa Musumeci con gli altri componenti hanno chiesto al Comune di Priolo, non al governo regionale, nazionale e mondiale, notizie. Quindi, anzi, ringraziamo il Presidente del Consiglio Comunale che ha voluto invitare Gio Pasqua, l'onorevole Giovanni Caffeo, che è stato protagonista anche di qualche scontro, abbiamo fatto anche qualche call conference, e tutti gli altri. Ma non so perché, non so, ma è importante. Noi ci
non io sarò brevissimo perché questo incontro di oggi, dottoressa Musumeci, a parte qualche termine improprio che lei ha usato, io mi considero di ringraziarla perché ci consente di fare un pochettino di chiarezza sulle cose. Noi stiamo lavorando per questo paese, stiamo andando molto bene, molto bene. Poi tutto questo sono sceneggiati, che chi uccidi il fossettino che è coperto male, la buchetta che non gli va di riposo. Però le cose stanno camminando molto bene. Siamo riusciti ad ottenere i finanziamenti per la pirite, che da tutti si sono aperti la bocca, la pirite. Non hanno fatto niente nessuno. Siamo stati scelti come ente attuatore. Abbiamo preparato i progetti, sono quasi pronti, il campo sportivo di San Pocai è quasi completato, la palestra del Polivalente è quasi completata, tutto quello che abbiamo trovato di, non di massacrato, di rovinato, lo stiamo rimettendo in piedi. E i prossimi sindaci che verranno, troveranno le cose, nella stanza non faccio come i sindaci che mi hanno preceduto. Che hanno soltanto chiuso i campi sportivi, lasciato chiusa la casa albergo degli anziani, fatto andare in deperimento totale il centro di incontro diurno, il centro polivalente e così via. Ma siccome abbiamo avuto il piacere di avere 40 minuti di vuoto, e io non mi voglio tediare. Ringrazio la dottoressa Musumeci e i suoi compagni di partito per aver chiesto questo incontro. Adesso avrà le idee chiare, penso. Benissimo, sono contento per lei che finalmente le idee chiare. Mi dispiace che siano andati via le due persone che hanno fatto tutto e di più. Tutto e di più. Non so cos'è il tutto e non so cos'è il più o il di più. E probabilmente stasera volevano che fosse qui presente anche l'ingegnere generale Cerati per fargli vedere che loro stavano battendosi in maniera violenta e pesante contro il sindaco di Priolo, che aveva consentito al suo consulente speciale, persona seria per bene, di dire sì all'AIA. L'ho detto io, sono a Palermo, non posso partecipare. Digli che è così e sì. Poi sui tempi possiamo anche convenire. Poi le chiacchiere di bottega lasciano uno spazio a quelle che sono le capacità di interlocuzione a livello regionale nazionale, che non hanno mai avuto e non avranno mai. Stiamo lavorando perché vogliamo che questa zona industriale abbia uno sviluppo. Noi siamo con la zona industriale con l'ambiente controllato, però. Fino sono arrivato con qualche minuto di ritardo perché ero in tribunale da Augusta e che ho sollecitato il sindaco di Augusta a fare una serie di incontri tra sindaci e oggi con i sindacati, perché gli ho chiesto a loro di fare un incontro con i sindacati provinciali, regionali e nazionali, un'assemblea alla zona industriale con tutti i sindaci, per chiedere al governo nazionale, Carlo Onorevole Scerra, siccome nell'accordo con la Comunità Europea non è stato inserito il patto Stato-Vaccinazione, come lei sa, e non potrà essere inserito perché altrimenti si blocca l'iter operativo, ho posto un'altra questione, una soluzione. C'è in questo momento, quindi meglio di lei nessuno, c'è in questo momento uno scostamento del bilancio dello Stato, in questo scostamento, siccome lo Stato in questa provincia prende più di 15 miliardi di euro l'anno di prelievo fiscale, ne lascio un paio per consentire la transizione energetica, la transizione ecologica, il recupero ambientale, per consentire uno sviluppo reale dopo 50 anni che prendono da questa provincia senza darci nulla, lei si potrà fare carico, perché so che lei è una persona, non è una persona seria, e poi è una persona autorevole ed in una posizione in questo momento molto buona, lei è vicepresidente. Io la seguo. Lei può fare l'intervento e chiedere al suo movimento, partito, quello che è, a tutti gli altri, di portare a questa regione, al di là
di chi la governa alla regione, chi governa a Priolo, chi governa ovunque. Perché oggi ci fa un io, lo mangio lui, lo lascio all'altro. Ma che? Scusa, è per sempre. Anche se io sono un diamante e potrei dire che sono per sempre, ma non lo voglio dire. Se lei si fa carico di questa cosa, certamente questa provincia e questa regione sarà grata. Non so quanto, perché sa, la gratitudine è il sentimento del giorno prima. Conosco bene. Quindi, caro Musumeci Angelo, ce ne stiamo andando tutti, ti ringraziamo. No, già stiamo facendo un comizio della strada che l'ha fatto bravo, ci è andato a toccare. Vi sto rispondendo alle cose che avete richiesto. Questo è quanto buono. Grazie, ringrazio nuovamente a tutti i partecipanti, saluto i consiglieri comunali, grazie ancora all'onorevole Pasqua e all'onorevole Scerra per la loro presenza. Grazie mille.